Ciao, abbiamo realizzato già gran parte del nostro cappottino. Vedete, in questa angolazione si vede meglio. Abbiamo realizzato le maniche, già accorciato le maniche. Abbiamo realizzato il cappuccio quasi completo, dico quasi perché oggi andremo a terminare quello. Abbiamo fatto tutte le cuciture esterne, però come potete vedere abbiamo lasciato aperta questa parte. Che esteticamente, visto che comunque sarà una parte che rimarrà in vista, non è il massimo. Perciò dovremo fare anche la fodera del nostro cappuccio. E iniziamo subito. Utilizzando sempre lo stesso stampo che abbiamo fatto in precedenza per il cappuccio, ovvero questo di cui abbiamo preso le misure del nostro cane. Scusate, questo è un intruso. E la linea. Faremo nuovamente il taglio doppio, o meglio, realizzeremo due parti arrotondate e una parte allungata che andremo immediatamente a cucire. Finora ho utilizzato il filo bianco per farvi vedere le cuciture, visto che nel colore scuro è difficile da mostrare. Invece, con il contrasto bianco mi era più semplice farvi vedere in quale modo veniva cucito. In questo caso, invece, visto che si tratta di cuciture finali, o meglio, quelle che effettivamente rimarranno in vista, andrò ad utilizzare semplicemente il colore nero, altrimenti non sarebbe bello da vedersi in questo caso, anche perché ora che praticamente la struttura, diciamo così, del nostro cappottino è finita, dovremo terminare con i particolari, o meglio, dare l'effetto estetico ora. Perciò prenderò il cappuccio arrotondato e la parte lineare. L'applicherò sotto, in questo caso, visto il senso del mio ago. Pareggerò e inizierò a cucire semplicemente come abbiamo fatto nelle volte scorse. Ok? Fatto il primo punto. Bloccherò e tornerò indietro e continuerò a cucire sempre con la stessa modalità, andando avanti, seguendo le curvature della parte arrotondata e piegando piano piano, sempre seguendo quella cucitura, la parte che ho realizzato in dritto, perché dovrò seguire tutti i bordi del mio cappuccio. Come vedete, io sto accompagnando con le mani, in modo da far rimanere dritto, che è la stessa lavorazione fatta in precedenza. Perciò arriverò fino alla fine e farò il saldo, semplicemente tornando indietro di qualche punto. Ora che ho fatto un lato, passerò all'altro allo stesso identico modo, solo che girerò il mio cappuccio e partirò dalla parte corretta. Vedete, andrò a posizionare il mio cappuccio nella parte piatta all'inizio della cucitura. Lascerò la parte arrotondata dall'altra parte e inizierò. Poggerò allo stesso modo i due tessuti che combaciano nello stesso punto. Vado avanti e indietro per saldarlo e poi comincio a seguire l'arrotondamento del cappuccio. Proseguo dritta, vedete dritta, però appoggio sempre, come vedete io per guidare il tessuto uso sempre entrambe le mani. Una mano serve a tenere fermo il tessuto nella parte bassa e le dita superiore accompagnano la posizione del tessuto superiore. In questo modo, vedete, io giro e accompagno, giro il tessuto e accompagno. In questo modo va cucito tutto, però seguendo con questo sistema sarete sicure di far combaciare nel modo corretto i vostri lavori. Arriverò anche in questo caso alla fine e salderò. E adesso vi spiego cosa si fa con questo. Io innanzitutto tolgo dalla macchina per cucire il mio cappuccio. Tolgo i punti, cioè o meglio gli spilli, che
che ho realizzato, che ho applicato l'ultima volta per fissare il mio cappuccio. Ci ho applicato anche un ago, a dire la verità. Ho preso tutto quello che trovavo, purché avesse la punta. Ok. Ora vedete, il cappuccio esternamente è già perfetto di suo. Vedete? È appoggiato, il pelo non si sposta ed è già completo nelle sue cuciture. Si è attaccato un pezzo di scotch trasparente, non so neanche a dove sia arrivato. Wow, sono una maga. Ok, vedete, adesso ve lo faccio vedere bene e tutto il cappuccio è fatto. Però, come vi dicevo prima, la parte interna presenta queste in vista e non è per niente bello. Allora, io altro non farò che applicare questo sopra. Come? Ve lo spiego subito. Girerò innanzitutto il cappuccio al contrario e partirò, scusate, sì, ok, partirò al contrario e cucirò nel bordo, perché vi ricordate che vi avevo detto di rimanere un po' più all'interno quando attaccavate il pelo? Ecco qui, e mi è avanzato quel piccolo spazio da poter chiudere, perché me ne basterà pochissimo. In questo caso non userò la macchina per cucire, perché è più pratico farlo a mano, o meglio, in questo caso è addirittura più veloce. Preparato il mio ago con il filo lungo nero, metterò il mio cappuccio rovescio. Aspettate un attimo, che oh, ok, se no non mi capisco più neanch'io. Lo metterò innanzitutto in questo modo, vedete, all'esterno. Perché poi lo girerò dall'altra parte. Adesso capirete, vi spiego tutto. Allora, appoggio, spostando un po' la pelliccia, il mio cappuccio, sì, la parte è corretta. Ok, in questo modo, e andrò a coprire l'esterno di quello che ho già realizzato. In questo modo, lasciate 1 cm di apertura. Vedete? E poi fate lo stesso identico sistema che si utilizza per fare tutto. Io faccio tutto con quel sistema. Se non riesco ad annodare il filo prima. Ok, questo succede quando il filo è lungo, eh? E a me succede anche con quello corto, ve lo dico. Perché sono sempre rilassata e tranquilla e faccio le cose con calma. Vabbè, comunque. Messo il filo, fatto il nodo, incominciate a chiudere la parte esterna del vostro cappuccio, vedete? Lasciato il pelo in mezzo, chiudo e vado a cucire. Magari utilizzate un ditale per evitare di pungervi e fate questo lavoro. Andate praticamente a fare questa cucitura e ve la faccio vedere da vicino, così magari entro nel punto indietro e vado un punto avanti. Entro un punto indietro e vado di un punto avanti. Ovviamente, man mano che avanzo, mi sposto il cappuccio in modo che anche in questo caso combaci perfettamente. Perciò farò combaciare il cappuccio. Non mi interessa che sia larga o meno la cucitura. Quel che importa è che venga comunque chiuso, perché questa sarà la parte che ci permetterà di rendere uniforme il nostro cappuccio. Perciò vado un punto avanti, torno indietro di un punto. Ovviamente controllate di prendere bene, non pizzicate il materiale all'indietro. Perciò, allora io ho sempre le manine che mi fanno fare difficoltà, però ve lo faccio rivedere. Vado un punto indietro, praticamente vado a riprendere il punto fatto in precedenza e vado un punto avanti. Vado un punto indietro, vediamo se riesco in qualche modo, vedete? Adesso col filo nero si vede poco, ma se avessi usato quello bianco sarebbe stato esteticamente visibile anche per me e non avrei, diciamo così, potuto far indossare il cappuccio alla mia cagnolina.
invece, siccome voglio che comunque sia un bel lavoro, sia per voi che per me, preferisco fare un po' più attenzione, almeno nei particolari finali. Insomma, continuate ad andare un punto indietro e un punto avanti fino a quando avrete finito il cappuccio. Arrivate alla fine del cappuccio, faremo il solito nodo. Quando arriverete nel centro, nel punto in cui la striscia dritta viene all'esterno, non preoccupatela. Non preoccupatevi, piegatela all'interno e proseguite a cucire. Vedete? Questa linea in più, quel pezzettino di stoffa lo piegheremo all'interno e continueremo a proseguire a cucire dritti fino alla fine del nostro cappuccio. Vi fermerete esattamente come alla partenza, un centimetro prima di terminare il cappuccio, che è lo stesso spazio che abbiamo lasciato prima di partire con il pelo. Una volta arrivati alla fine, farete un bel nodo, io ne faccio sempre due o tre per sicurezza perché non mi fido mai abbastanza, perciò farò il primo, farò il secondo e faccio anche il terzo perché la fiducia non è mai abbastanza. Ecco qui e taglierò anche questa parte. Avrò come risultato questo. Come vedete, ci sono le due parti del cappuccio, entrambe dal lato rovescio e il pelo. Andrò semplicemente a girarlo, vedete, è come un sacchetto. Andrò semplicemente a girarlo. Perciò ricordatevi di mettere le due parti dritte e combacianti. E a questo punto, scusate che trovo anch'io il dritto, avrò realizzato il cappuccio con due dritti, ovvero il dritto esterno e il dritto interno. Come vedete, non ci sono cuciture, o meglio, ci sono, ma naturalmente sono tutte ben nascoste. In effetti, ho portato il cappuccio nella parte rovescia. È talmente fatto bene, è bello da un lato e dall'altro che mi sbaglio anch'io. Ora è nel lato dritto, vedete? A posto così, e anche se lo metto in evidenza, comunque sia, non avrò il disturbo di vedere cuciture, fili, filetti, perché avete visto in entrambi i lati è cucito bene. Il pelo, vedete, è inserito perfettamente all'interno dei due dritti. Non ci saranno fuoriuscite e per di più sarà più che assicurato. E anche il nostro cappuccio è finito. Ora dovremo per forza prendere le misure nuovamente del nostro cane per vedere a quale punto chiudere, perché dovremo chiudere e realizzare la chiusura del cappotto. Io ho pensato di utilizzare per la chiusura dei bottoni automatici. Ma ovviamente anche in questo caso è una vostra scelta. Aspettate che li trovo un secondo, che io li ho presi. Eccoli qua. Ho preso dei bottoni automatici piuttosto grandi per realizzare i bottoni interni, o meglio quelli che chiuderanno il pancino del mio cagnolino. Come vedete ne ho presi tanti perché voglio che sia ben chiuso. Dopodiché ho preso per fare i particolari, perché ovviamente, avendo preso le misure più larghe, resterà più largo il cappotto e io vorrei realizzare un arricciamento sulla schiena. Mi dispiace se non vi spiego tutti i particolari all'inizio, ma sono fatta così. Cambio idea in continuazione e se avete seguito i miei tutorial, vi rendete conto che effettivamente è così. Perciò ho acquistato anche dell'elastico nero di un certo spessore, come vedete, da applicare nella parte centrale della schiena per fare l'arricciamento, come se fosse un piumino fiaccato da donna, visto che la mia cagnolina è femmina. Se poi avete un maschio e volete fargli una giacca normale, lo potete fare. Questo vale anche se non volete mettere il cappuccio. Potete utilizzare i sistemi che vi ho fatto vedere finora per realizzare solamente il cappottino. È solo una questione di gusto. Io vi faccio vedere tutto. Adesso che sto cercando il dritto,
farvi vedere lo spessore del mio elastico, eccolo qua. Questo è l'elastico che ho scelto da applicare dietro la schiena. In questo modo faremo una piccola applicazione, poi decideremo quanto grande, per poter arricciare la parte finale della giacca e farla effettivamente un piumino molto, molto umano, pur essendo a misura di cane. Ora proveremo il cappottino al nostro cane per mettere la misura. Vieni, amore, vieni qua. Dai, che mettiamo il cappottino. Il cappottino mettiamo, eccolo qua, sì. È la mia modella. Sapete che le piace un sacco vestirsi. Ok, bravissima lei. Infila la zampina fino in fondo, dai. Vedete, ovviamente verrà sollevato una volta chiuso. Noi abbiamo questo spazio che è praticamente giusto, ma questo lato al di sotto andrà ovviamente piegato, vedete? Sarà piegato un pochino. Stessa cosa vale per tutto lo spessore. Io prenderò il mio gessetto e farò la misura di quanto largo voglio fare effettivamente il mio cappotto. Prenderò la misura, poi qui farò la piccola ricciatura che vi dicevo e abbiamo praticamente quasi finito. Ci mancano solo due cose. Io posso, volendo, utilizzare sulla coda invece che il tessuto, mettere anche un pezzo di elastico. In questo modo il cane sarà più comodo e non gli si tirerà il cappottino. Comunque, praticamente la parte da chiudere è qua. E sono 2 cm. Cappottino.
E ora proseguiremo ad attaccare la striscia, come ve lo faccio vedere subito. Ovviamente questa parte in alto, che è quella che abbiamo già fatto il bordo, dove attaccheremo il cappuccio, non va toccata. Passeremo oltre. Inizieremo a fare in questo modo. Perciò partiremo dal rovescio. Mi chiederete come mai dal rovescio? Perché in questo modo, nel momento in cui girerò e cucirò dall'altro lato, sarà comunque bello a vedersi. Non ci saranno cuciture in vista e non darà fastidio. Prima di tutto dovrò piegare il mio bordo in questo modo e appoggiarlo direttamente nella posizione del tessuto che andrò a chiudere. Vedete? Poggerò, questo è il punto in cui comincerò a cucire e questo è il punto in cui comincerò a piegare. Perciò piegherò e farò questo lavoro. Posizionerò all'inizio già piegato, mi raccomando, poi salderete alla fine, non preoccupatevi. Dal lato rovescio, perché come vedete sto cucendo dal lato rovescio con il tessuto rovescio. Inizierò subito a fare questa cucitura in questo modo, applicando all'angolo, chiuderò e farò sempre la stessa cosa. Farò sbagliato perché mi è partito il filo. Capita. Un attimo. Ecco, rinfilato l'ago, possiamo incominciare a cucire. Posizionato il tessuto rovescio sul rovescio, cominceremo a fare innanzitutto un punto in avanti, due punti indietro. 2, 3, 4, io ne faccio una quantità. E poi proseguiremo a cucire tutto intorno. In questo modo, dritto. Sposterò ovviamente le maniche, che non devo cucire le maniche. Arrivata al punto in cui so quanto è lunga la cucitura, io farò. Potrei anche tagliare il tessuto e recuperarlo dopo. È una questione di scelte. Potrei tagliare il tessuto un po' più lungo, piegarlo, anzi faremo così, che forse è più semplice per molte persone. Taglierò il tessuto un centimetro più lungo. E se n'è andato, vabbè, non importa. Alzerò il mio ago, meglio in questo caso lo abbasserò, piegherò, vedete, piegherò il tessuto che ho tagliato in più in questo modo. Piegherò di nuovo l'ago e piano piano accompagnerò il tessuto, in modo da mantenere la sua piega fino alla fine. Mi si hanno dato il filo, adesso proseguo e metto a posto. Eccolo là. Ok, a me poco interessa anche se resta il bernoccolo, però ho una macchina vecchia, ve l'ho detto più di una volta. Perciò mi devo accontentare di quello che mi dà. Allora, io ho piegato il tessuto all'interno, la parte che ho tagliato di un centimetro in più. Poi questa parte la posso anche già piegare, vedete? Questa parte, che è quella che ho appena cucito, io la piego mantenendo le pieghe che ho dato all'inizio. Piegherò a metà e andrò ad attaccarla nella cucitura fatta in precedenza. Vedete? Lo faccio vedere, è già piegata. Piegherò a metà, mi allontano un po' di più se non fa buio, a metà e vado a collegarmi al di sopra della cucitura. E questa è una cucitura che farò per il dritto e non per il rovescio. Perciò farò prima il saldo in modo che rimanga all'interno ogni piega, perciò mi metto dritta con il tessuto, in questo modo, ok? Mantengo la piega, taglio se ce n'è troppa perché qui in questo caso c'era un angolo, piego nella stessa misura che ho fatto in precedenza e lo piego a metà in questo modo. Vado a nascondere quello che ho già cucito. Allora, farò prima cucirò l'angolo mettendo all'interno i bordi, mi metterò sull'angolo, abbasserò il mio ago, poggerò il piedino e farò la prima cucitura.
Arrivata al punto in cui l'ago si deve puntare, girerò il mio tessuto in questo modo, il che significa nel punto in cui è la larghezza della cucitura. Piegherò, girerò in posizione perché c'è tanta roba in mezzo. Cerco di farvelo vedere, vedete? Un po' più in grande forse? Vediamo. Ok, così vedete un po' meglio. Vedete, ho piegato il tessuto in questo modo. Lo manterrò ovviamente nella sua posizione e inizierò a cucire facendo prima un punto anche in questo caso. Ok, salderò il punto e proseguirò dritta mantenendo la piega anche quella finale. La vedete la piega? Bene, piegherò ulteriormente e porterò in posizione. Ora andrò dritta fino alla fine. Mi fermerò nel punto in cui termina la cucitura, girerò e bloccherò anche quest'angolo allo stesso modo, andando avanti e tornando indietro. E ora vi faccio vedere quello che è uscito. Aspettate che non ha tagliato. Ok, questa è la parte del cappuccio e questa è la parte che ho appena applicato e che non riesco a farvela vedere. Mannaggia, dritta da un lato e dritta dall'altro. Come vedete, non vedete nulla. Questo significa che non si vede nulla perché è tutto nero e tutto fatto bene. Ok? Perfetto, qui abbiamo già fatto la piega in precedenza, vedete? Però andrò comunque ad aggiungere una parte in più per poter attaccare i miei bottoni. Ora vado a prendere l'altro lato e farò la stessa identica cosa, cioè prenderò la mia striscia, la posizionerò prima sul rovescio, perciò girerò il rovescio. In questo modo, vedete, dove ci sono le cuciture in vista, applicherò esattamente come ho fatto prima una striscia. Taglierò come ho fatto prima un centimetro in più alla fine e un centimetro in più all'inizio. In questo modo anche due se vi sentite più sicuri, va bene comunque. L'importante è che superi la cucitura. Fatto questo, io appoggerò il mio tessuto. Questa volta devo farlo al contrario per forza, perché altrimenti non ci vedete voi e non ci vedo neanch'io. Farò la piega finale di un centimetro in questo modo. La si vede? Non so, eccola qua. Un centimetro finale. Ok, ecco qual è la ragione di un centimetro in più, un centimetro in più. Posizionerò alla fine e farò la cucitura. Ok, salderò, posizionerò dritto per la mia cucitura e a sua volta partirò via dritta. Arrivata alla fine, piegherò quel centimetro in più, centimetro, mezzo centimetro, insomma quello che avete lasciato in più. Lo posizionerò al suo posto e andrò a saldare il tutto, ecco qua, facendo una cucitura. Ora che ho fatto già sul rovescio, aspettate che non faccia come prima che ho sfilato l'ago, andrò a girare il mio tessuto esattamente come prima. Girerò il tessuto su se stesso girando attorno alla mia giacca. Sì, ho avuto il dubbio dove ho sbagliato, invece era il rovescio. Piegherò il mio tessuto e questa volta posso tornare dritta. Allora, piego, faccio la piega finale. Vedete? Piega finale e poi piego a metà andando sopra all'altra cucitura. La fermo un attimo e in questo caso la farò dopo il blocco perché altrimenti non ci riesco.
scusate, ma sono rovescia. Bloccherò col piedino, posizionerò sopra la cucitura prima. Sì, ok. Sopra la cucitura di prima, andrò avanti. Se la macchina non mi fa gli... Oh no! Dai, oh! Scusate, si era bloccata la macchina. Avanti e indietro per bloccare e porterò avanti la cucitura allo stesso modo che ho fatto in precedenza. O meglio, punterò sulla vecchia cucitura e andrò avanti in questo modo. Arrivata alla fine, prima di fermarmi, prima di chiudere il tutto, porterò in posizione la piega perché deve essere nascosta. Perciò posizionerò bene il mio tessuto. Andrò avanti fino alla fine con la cucitura, in questo modo. Arrivata a un punto prima del termine, girerò il mio tessuto e farò l'angolo. E ora posso anche chiudere perché l'angolo è bloccato, ma tornerò a riprendere anche l'angolo che non ho fatto prima perché ero rovescia. Perciò prenderò il mio angolo e lo bloccherò allo stesso identico modo. Ta 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 ta, ta 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 ta. E non l'ho fatto perché mi si è sfilata, visto? La macchina vecchia, mannaggia. Se mi fate conoscere e mi date una mano, un po' di acquisti nuovi io col tempo li farò. E se faccio acquisti nuovi, posso fare anche lavori migliori, ve lo dico. Perciò aiutatemi a farmi conoscere. Io cerco di far conoscere a voi tutto quello che io so. Voi cercate di far conoscere me agli amici degli amici. Insomma, a chi desiderate e soprattutto spero che vi piacciono i miei lavori. Ok, porto più su, vedi, rispettoso, fa quello che vuole, eccolo qua. Poi ovviamente taglieremo tutti i fili in esubero. E vi faccio vedere che anche questa parte è pronta per attaccare i suoi bottoni automatici all'interno, o meglio, nella parte interna e la parte esterna. Andranno così. Ecco, ora dovremo fare anche nella parte sottostante, però riprenderò prima le misure. Eccomi qua, misure prese. Ora praticamente dovrò proseguire dritta fino in fondo, togliendo solo quest'angolo, perché ve l'ho detto, essendo un capo fatto su misura, guardiamoci un attimo negli occhi, essendo un capo fatto su misura, perché sarà solo per il vostro cane o per quelli che eventualmente avrete, lo sto realizzando pezzo per pezzo e vi sto facendo vedere quello che faccio io. Prima avevo dimenticato solo un particolare, dovevo togliere l'angolo. Invece l'ho cucito insieme, ma non è un problema. Un problema non è. Mi basterà fare questo, arrotondare questa parte, o meglio togliere l'angolo, in questo modo. Ta-da! E proseguire. Piegherò dall'altro lato prima e toglierò anche quell'angolo allo stesso identico modo. Così. Vedete? Taglierò l'angolo che non mi serve, perché il nostro cappotto verrà perfettissimo su misura. Ok, ci siamo. Cosa faremo? Ricordatevi quello che avevo fatto prima. Lo rifaremo tale e quale. Così poggeremo il nostro tessuto prima sul rovescio.
Perciò partiremo dal lato che ci viene meglio. Questo. Piegheremo il tessuto iniziale di 1 cm. Lo appoggeremo un po' più su dell'angolo tagliato, ovviamente, e andremo a cucire arrotondando. Adesso vi faccio rivedere. Vedete? Vado un po' più su di dove ho tagliato. Lo faccio arrivare arrotondato in questo modo. Blocco il mio tessuto e faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Ecco perché vi ho detto faremo un cappottino su misura. Non è standard, è per il vostro cane. E andremo arrotondando facendo sempre la stessa misura. In questo modo arrotonderemo ancora di più e lo renderemo adatto al nostro cagnolino. Vedete? Io ora sto scendendo e man mano che scendo mi appoggio e mi raddrizzo. Ora faremo questa cucitura fino alla fine, perciò via. Ma non fino alla fine della cucitura in questo caso, ma andremo proprio alla fine del nostro cappotto. Faremo tutto il giro. Posiziono, vedete, continuo a posizionare seguendo le curve del mio cappotto, perché qui ne troviamo molte. In questo modo anche i bordi di tutto il cappottino saranno fatti e avremo praticamente finito. Ci mancherà solamente l'elastico per arricciare che metteremo nel centro del nostro cappotto. Quanto largo è? Dobbiamo vedere il nostro cane. Comunque vi faccio vedere come fare. Comunque dovremo prendere la misura una volta fatta questa cucitura. Di quanto elastico ci serve per arricciare il cappotto e lo faremo in un modo semplicissimo. Tra poco ve lo farò vedere. Comunque, come avete visto, la cucitura è dritta, vi basta seguire la forma del cappotto e cucire tutto intorno il vostro bordo. Semplicissimamente, perciò andate avanti fino al bordo. Arrivate alla fine, porterete nella stessa posizione arrotondata il vostro pezzo di tessuto dritto. Proseguirete con la cucitura mantenendo la stessa ricciatura in modo che si possa chiudere facilmente, e arrivate alla fine, questo pezzo dovrà essere piegato all'interno. Se è troppo lungo, tagliatene una parte. Aspettate che inserisco l'interno. Vedete? Va giusto nella piega. Perciò lo arrotondo un altro po' e proseguo dritta in questo modo. Ora che ho fatto questo lavoro, farò la stessa cosa fatta in precedenza. O meglio, metterò dritto il mio materiale. Piegherò e lo farò arrivare alla stessa posizione. Perciò piegherò e farò in questo caso un angolo, perché vedete deve essere arrotondato. Perciò invece che fare come ho fatto prima, che ho piegato ad angolo, piegherò in questo modo. Toglierò l'angolo e poi piegherò ulteriormente facendolo diventare tale. Posizionerò nello stesso livello della cucitura precedente il mio ago, in modo che non si veda distacco, e comincerò a dare forma anche all'esterno, scusate, mi è scappato il piedino, del mio bordino, come portando avanti il tessuto e piegandolo in modo che si pareggi automaticamente. Eccolo qua, vedete? Farò il primo angolo. Bloccherò sempre nello stesso modo, mi raccomando, non dimenticate mai di farlo. Porterò su il materiale e comincerò a girare con il mio bordo.
portandolo, ovviamente piegando il lato esterno, mi raccomando, fino a quando non arriviamo nel punto desiderato. Perciò faremo la rotondità a man mano che andiamo avanti. Formerà un piccolo bordo, ma va bene così. Andiamo avanti, arrotondiamo e proseguiamo con la nostra cucitura fino a quando non saremo dritte. Piegheremo sempre il bordo in più. In questo modo daremo spessore, faremo la ricciatura e porteremo piano piano in posizione dritta la nostra cucitura. Eccola qua. Ora ci siamo e proseguiremo dritti, semplicemente piegando il nostro tessuto in questo modo. Vedete, nel momento in cui io piego e posiziono, va tutto da solo. E avrò uno spazio piuttosto resistente nel quale attaccare i miei bottoni automatici. Vedete? E sto facendo tutto il bordo del mio impermeabile. Piego, raddrizzo all'interno perché ricordatevi, dove ci sono cuciture interne, c'è sempre la possibilità che si possa piegare. Noi dovremo inserire il dito all'interno in questo modo e raddrizzare la piega. Stiamo cominciando ad arrivare alla ricciatura e dovremo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Perciò piano piano portiamo in posizione, spingiamo all'interno il tessuto e portiamo in posizione arrotondata. Piano piano. Vedete? Sto facendo il bordo finale. E dopo ve lo faccio vedere da in piedi, è meglio. E sto proseguendo con la mia arricciatura. Piano piano seguo le curve, mi raccomando. Cercate di mantenere sempre la stessa larghezza del bordo. Piegate e portate sempre all'interno la piega. E proseguite con la cucitura. Portate all'esterno la piega, posizionate il vostro bordo e proseguite piano piano. Non abbiate fretta, mi raccomando. Portate dritte le pieghe interne e andate avanti. Se poi lo desiderate, potete fare anche una cucitura decorativa nei bordi. Ok, stiamo arrivando alla ricciatura, perciò qualche piega uscirà. Posizioniamo ancora, vedete? E siamo praticamente arrivati alla fine. Posizioneremo anche questa piega, la porteremo al suo posto e proseguiremo come abbiamo fatto all'inizio. Perciò accompagnando il nostro materiale, arricciandolo e formando la parte finale. Toglieremo via un altro po' di bordo, perché in questo caso deve essere così. Ecco qui. E proseguiremo arrivando alla fine di questo bordo. Arrivati qui, andremo a chiudere anche l'angolo. Scusate, ho fatto un piccolo errore, l'ultimo angolo l'ho fatto sbagliato, scusate, ma provvedo subito. In caso di errore, vi basterà togliere gli ultimi punti, ripuntare l'ago nel punto corretto che dovete sistemare. Andare avanti e indietro un'altra volta, ecco qua, e
Praticamente salderete il vostro lavoro nell'immediato e sarà comunque pronto per essere indossato. Perciò, arrivata a questo punto, porterò l'ago nello stesso punto che ho fatto in precedenza. Se non mi si sfila l'ago, mannaggia, aspettate. E proseguiremo fino alla fine, fino a quando avremo. E faremo così anche l'ultimo pezzo, facendo l'angolo finale del nostro cappottino. Realizzando l'angolino finale. E chiudendo l'angolino finale. Ed eccolo qua. Riuscite a vedere qualcosa? Nulla di nulla, vero? Ok, comunque vi faccio vedere che questo è l'esterno del cappotto, con le sue pence e tutto, e vi faccio vedere un attimo. Lizzy, vieni qua da mamma, corri qua. Il cappotto è questo, vieni qua, su che proviamo il cappotto, vieni, opla, vieni su, infileremo il cappottino al nostro cane. Se metti dritta la zampina, però è meglio, sai, amore? Infileremo l'altra parte del capottino al nostro cane e l'unica cosa che ci mancherà sono i bottoni. Vedete? Eh sì, non vedete? Faccio vedere un po' più in là. Eccola qua. Il capottino verrà chiuso con i bottoni automatici in questo modo. Se non mi scappa, mi sta cadendo il cane. E vi farò vedere domani, al prossimo video, come attaccare i bottoni automatici, attaccare il cappuccio e fare le pence al vostro cane. Tutto questo nel prossimo video. Perciò, mi abbasso io. Continuate a seguirmi. Alla prossima.